C'è una grande mobilitazione sul territorio per questa fase della campagna vaccinale di massa e tanti attori istituzionali che collaborano. Certo, anche la giornata di oggi sta a testimoniare l'impegno grandissimo che è stato messo in atto nella regione Lombardia e anche nella nostra provincia, con il concorso di tutte le componenti, a cominciare dalle autorità sanitarie, ma non solo. Penso al contributo fondamentale che è stato assicurato qui a Rancio Valcuvia, come per esempio anche a Varese, da parte della Forza Armata, che hanno allestito questo meraviglioso centro. Penso ai tanti volontari di Protezione Civile, ma anche di altre organizzazioni di volontariato che sono qui presenti e continuano a supportare lo sforzo organizzativo, che è enorme come ben sapete, a favore della cittadinanza, che effettivamente in questo momento richiede a gran voce la possibilità di essere sottoposti al vaccino. Anche dal punto di vista della fornitura abbiamo sentito tutte le dichiarazioni del generale Figliolo, e quindi la prospettiva di un incremento nella fornitura delle dosi è la linea guida che sostiene anche il continuo lavoro che viene posto in essere dalle istituzioni a tutti i livelli, perché appunto la campagna vaccinale possa progredire e andare avanti e raggiungere il risultato sperato.